Ciao a tutte, questo è il mio secondo tutorial natalizio sui toni del verde oliva dorato e bianco ghiaccio. Sì, so, sono accostamenti un po' particolari, però a me piace. È una reinterpretazione di un trucco che avevo indossato l'anno scorso alla sera di Natale. E vediamo di iniziare. Allora, come base il Paint Pot in Moscape di MAC. Credo che voi lo vediate un po' più dorato di quello che è rispetto, vedete meno il verde più dorato. Uso come ombretto sulla palpebra mobile il Golden Olive di MAC, che è questo. Ve lo faccio vedere un secondo. È la cosa più vicina che ho trovato. È un po' più meno dorato di quello che si vede. La cosa più vicina che ho trovato è questo qui, il 1, 2, terza riga, quarta colonna. Questo, che è un pochino più verdino chiaro. Non sono così, vedete, quando prendono le luci non sono così diversi. Invece l'anno scorso avevo usato questo qui della Prestige, colore verdi-gris, che è molto, è diverso questo, è molto bello. Peccato solo per la texture di questi ombretti, perché sono, avendo dei brillantini, sono molto ruvidi. L'unica cosa, questo qui sopra. Con il 259 di MAC prendo il pigmento Golden Olive, così asciutto senza bagnarlo, e lo metto sulla palpebra mobile. L'IB 119 di Crown Brush e questo verde qui, questo tutto, lo metto sulla piega dell'occhio, poco poco, non voglio troppo verde, perché questo è un verde meno dorato, più verde prato. Poi con il 217 di MAC e la palette di NYX For Eyes Only, Smokey Eyes, prendo questo bellissimo nero. Prendo questo bellissimo nero. Devo farvi due tutorial su questa palette. Per ora ne ho due. Che è veramente bellissimo. Probabilmente vedrete un occhio diverso dall'altro perché ho una luce laterale. L'anno scorso mi sa che non avevo neanche utilizzato il nero fuori, farò, vi metterò le foto su Facebook, quello dell'anno scorso con il cappello di Natale. Illuminante. Ne utilizzo due, giusto per. Utilizzo il Flake della Prestige e il Crystal Avalanche di MAC. Vi faccio due sguccini veloci. Questo è bello setoso della Prestige, perché non ha i brillantini. Il primo è il Prestige, il secondo è il Crystal Avalanche. Vedete? Prestige e Crystal Avalanche. Molto simili, sono qui bianco ghiaccio argentato, che a me solitamente non piacciono, però per Natale ci stanno. Allora, con quello della Prestige prendo il 21. Per le 21 di Sephora. Spero che siano uguali perché non ho neanche i lenti, quindi non vedo benissimo. Mi ricordo la prima volta che mi sono truccata con le lenti, è stata una tragedia, perché vedevo tutte le minime imperfezioni del trucco da incubo.
ero abituata. Poi con il 219 prendo il Crystal Avalanche e lo metto sull'angolo interno. Vedete com'è molto più argentato? E appena sotto il sopracciglio così. Con faccio un attimo il sotto con il 14 di Sephora. Prendo un pochettino del Golden Olive. Poi prendo sempre con il 14 un pochettino del nero della NYX sull'esterno. Ora facciamo con i glitter. Controlliamo il tempo. Prendo questi della Crazy, che sono molto molto carini, costano tipo 2 euro se li trovate in giro. Allora, prima li metto sotto. Incluso l'angolo interno. Faccio anche le parte sopra dell'angolo dell'occhio. Questo è un piccolo trucchetto. Allora, voglio mettere un pochettino qui al centro, però non voglio avere una roba molto spessa di brillantini. Quindi prendete quello che c'è sul pennellino e fate così, tipo dei raggi. Pulite anche qua il pennellino e sporgete bene, potete anche sistemarli con il dito. E avete questo, non so se vedete, ce li ho anche di qua, questo vedo non vedo di brillantini, carino. Matita nera, mascara e vi faccio vedere come è il risultato. Ecco qui il risultato finale, spero vi piaccia, spero lo proverete. Non so se riuscite a vedere bene il colore, mi sembra di sì, insomma, più o meno. Vi saluto e a presto. Ciao ciao!